Ciao, ciao Andrea, ciao Virginio. Ciao Ciao Luca. Maurizio. Da general manager del Fenerbahce, l'Eurolega è una di quelle leghe che hanno già un piano 24 maggio entro la quale decideranno se ripartire o no. Tu come ti poni? Le due cose molto chiare in questo momento sono che si prenderà una decisione entro il 24 maggio e che la priorità assolutamente indiscutibile resta la sicurezza, la salute dei protagonisti, la protezione dei protagonisti. Esattamente il 9 giugno del 2020 è il 20° compleanno della nascita ufficiale di EuroLeague Basketball. Allora tu eri un uomo eri un uomo importante per la FIBA a livello strategico, di commissioni tecniche. Se ti aspettavi questo viaggio così com'è stato o un po' diverso? Sicuramente è stato un viaggio molto, molto interessante. Alla fine la storia ha dimostrato che quelle intuizioni e quel desiderio di cambiare in quel momento storico, in quei 20 anni fa, erano intuizioni giuste. Un momento fondamentale e che ha permesso anche, una qualità di diffusione del basket che non avevamo mai raggiunto in precedenza. Come hai vissuto il titolo di Toronto e se sei ancora un tifoso dei Raptors o no? Sono sempre in contatto con Toronto perché nel club ho degli amici, insomma, e anche dei rapporti dal proprietario ad altre persone. Nel mio piccolo mi sono sentito partecipe di un qualcosa che è stato costruito. Insomma, mi sento molto legato a questa esperienza di Toronto e quindi il successo mi ha fatto sicuramente molto, molto, molto piacere, ecco. Cosa cerchi in un allenatore quando sai che lo devi cambiare? Cosa vai a cercare come personalità, come approccio tecnico, come aiuto per plasmare una squadra? Immagino io, ma ovviamente la domanda è per te. Ma io credo che la scelta dell'allenatore sia la base, no? Di quello che uno cerca di costruire e quindi diventa un momento fondamentale, no? In un progetto. Bisogna immediatamente capire la capacità di comunicare, di condividere, di trasmettere, no? Perché questo è alla fine diventa la cosa più importante. I giocatori italiani che tu hai portato al Fenerbahce, li hai presi perché erano forti o il fatto di essere italiani, non perché tu sei italiano, ma dico, ha aiutato a esprimersi come si sono espressi con te? Non mi piace pensare di creare un roster guardando i passaporti. Non è stato il discorso di partenza, il modo di concepire la squadra, il modo di come cercare di farla giocare e quindi quali sono i pezzi più adatti a cercare di sviluppare un certo tipo di pallacanestro. Dimmi a tuo parere chi è il nuovo Gherardini in Europa? Credo che Paulius Motiejunas, che è chiamiamolo il capo di Žalgiris Kaunas, presidente GM, diciamo, del club, sia un personaggio molto, molto interessante. A me personalmente piace Nicola Alberani che ha appena firmato a Strasburgo. Poi mi piace Claudio Coldebella che gestisce nella stessa posizione una realtà come Kazan, che non è sicuramente una realtà qui vicino a casa, è una realtà di qualità in Eurocup e in un campionato come la VTB, che è un campionato molto, molto difficile. Un po' di amaro in bocca, visto che Gherardini, che noi stiamo intervistando, e quelli che lui reputa i due migliori italiani, sono tutti e tre all'estero. Perdonatemi questa battuta, però. Non è una battuta, purtroppo.